Ciao ragazzi, qui Piale, bentornati su Imperator Rome, bentornati con la Sicilia. Dunque, sono riuscito ad racimolare un bel piccolo tesoretto, 511 denari. Allora, io andrei col macro building e andrei a costruire degli uffici delle tasse. Perché? Guardiamolo subito. Gli uffici delle tasse vanno ovviamente a dare un più 15% tasse locali e poi local civilization level più 2%, quindi immediatamente ne farei uno a Siracusa, Akragas, Catane, Messene, Regium, insomma più o meno dove ci è possibile praticamente. Ok, allora adesso tecnicamente Akragas potremmo ancora costruire e sai cosa? Cavalli non sono male. Cavalli, tra l'altro, se non erro... oddio, 0,25 non è proprio tantissimo. Potrei pensare di aumentare magari il porto. No, sai cosa? Per il momento questi soldi me li tengo. Per il momento questi soldi li tengo e anzi ho un piano. Vorrei utilizzarli per costruire delle strade. Saranno le strade reali praticamente. Che collegheranno tutte le città di Sicilia. Tutte le più grandi città di Sicilia verranno appunto collegate. Tu chi sei? Il console degli Etruschi. Assolutamente. Certo, possiamo diventare amici con loro. Certo. Ok, chi mandare? Athanadoros. Dai, mandiamo Athanadoros alle prossime Olimpiadi. Allora. Platon comunque continua a darci problemi, eh. C'è poco da fare. Continua a darci problemi. Speriamo solo che, insomma, col tempo si dia una calmata e che calmi, ecco, la sua smania di potere. Intanto, 14,88, ok? Allora, 9,72, vediamo come sarà il nostro aumento. Da 9,72 a 9,92. Bene. Sono comunque sia 20, 0,20 danari in più mensili, che, insomma, non sono male, eh? Anzi, io quasi quasi continuerei. Sì, io quasi quasi opterei per costruire altri uffici delle tasse. Quindi Messene, Catane, Siracusa o Akragas. Allora, direi assolutamente Siracusa. Akragas e Messene, dai. Ok. Perfetto. Nel frattempo cercherei di aumentare ancora un altro po' la nostra flotta navale, ovvero con... direi di fare... Facciamo 5 Liburne, poi Trireme, potrei dire magari altre 2. Tetrere. Altre 2. Ed Hexere facciamo... Arriviamo a 10, dai. 8 più 2, 10, dai. Ok, miglioriamo quindi anche la nostra flotta, flotta che sarà importantissima per quando entreremo in guerra contro Cartagine. Ricordiamoci che vogliamo occupare e conquistare tutta la Sardegna. Questo è poco ma sicuro. Intanto, Max Political Influence, ok, cosa potrei fare con tutti questi punti politici? Che cosa potrei fare? Abbiamo un sacco di punti politici, effettivamente. Effettivamente ne abbiamo tanti. Sai cosa? Fatemi un attimino guardare le leggi. Adorerei tantissimo fare cultural dissemination.
Con questo andremo a migliorare la velocità dell'assimilazione delle popolazioni. Non mi dispiacerebbe neanche pro Royal Guard, sinceramente. Anche perché potremmo iniziare finalmente ad avere un esercito di professione. Vogliamo farlo? Sai cosa? Sì. Facciamolo. Dai. Legge per la Royal Guard. Ok. Allora, adesso, se andiamo nelle legioni, esatto, Magna Grecia, possiamo finalmente creare un esercito. Lisia Agatoclid, 8. Non male. Ok, Agid. Però sinceramente preferirei avere un po' meno agid, se permettete. Allora, 68 anni, Nearchid. Piuttosto, mi interessa sapere che famiglia abbiamo, Nearchid, Agid e Pantokid. Ok. Agid, Nearchid. Ok. Oddio. 3 su 2. Vabbè, per il momento va bene così, dai. Non sembra stiano avendo, diciamo, più potere, a parte noi 3 su 2, ma quello che vogliamo, d'altronde, vogliamo che la famiglia reale ovviamente rimanga potente e che vada a guadagnare più power base, praticamente. Quello che ci interessa più di tutti, alla fine. Petizione. Quanto pare Herpalos non sta facendo un buon lavoro. È un uomo buono, Silvertongue, corrotto però. Ok, giusto. Steve Fast. Ok. Ma scusa, ma tu chi sei? Il governatore d'Italia. Manderemo qualcuno che ci rappresenti e che controlli il suo operato. Facciamo così. Corruzione bella alta, eh. Caspita. Monthly wage più 49,87. E cavoli. E cavoli. Al momento come stipendi paghiamo 4 ducati al mese. Che, oddio, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochissimi. Le tasse intanto buono aumentano. Siamo arrivati al 10, oltre il 10 anzi. Il commercio 15 e 20. Tanta roba. Vorrei assolutamente però aumentarlo ancora di più. E una cosa è poco ma certa, con le strade aumenterebbe di molto. Quindi le strade secondo me sarebbero molto importanti da fare. Intanto aumentiamo i nostri mercati dove ci è possibile. Tutto ovviamente per andare a guadagnare più soldi alla fine della fiera. Praticamente quello è il nostro obiettivo, guadagnare sempre di più. Andiamo a guardare piuttosto le terre in Magna Grecia. 4 su 4, Croton 4 su 4. Ok, abbiamo praticamente costruito tutto quello che potevamo costruire. L'unica cosa che ci rimane da fare adesso è tecnicamente 24 su 25. L'unica cosa che ci rimane da fare tecnicamente, dicevo, è quella di creare un esercito. Che cosa vogliamo importare? Bella domanda. Bella domanda. Vorrei poter portare il vetro, però non ce n'è.
Non vedo nulla che mi interessi chissà quanto, la verità, quindi andrò. Oh. Dalla porcellana. Facciamo la porcellana, dai. Crobizoia. Ok, quindi dalla traccia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vorrei guardare un attimino le nostre, diciamo, le maggiori capitali del Mediterraneo. Allora, inizierei con la Sicilia, ovviamente. Quindi, Siracusa, abbiamo al momento 81 di popolazione. È una città molto molto grande. Tecnicamente potremmo anche renderla una metropoli. Cosa che vedremo di fare poi in futuro. Quindi, 77, civilizzazione. Andiamo adesso a Cartagine. Wow. Cartagine, 44 di popolazione, 55 civilizzazione. Attualmente Siracusa è più civilizzata e anche più grande di Cartagine. Incredibile. Incredibile. Roma, adesso. Roma, vediamo, sono curioso. Roma. Wow, 54 e 43 di popolazione. Incredibile, ragazzi. Cioè, mi state dicendo che. Ostia invece? 48 e 45. Wow, addirittura Ostia, popolazione parlando, è più grande di Roma. Incredibile. Cioè, mi state dicendo praticamente che Siracusa al momento è la città più grande del Mediterraneo, 81, Elea invece 49. Andiamo in Epiro. In Epiro sono curioso. Epiro, la loro capitale è questa, Ambrachia. 34, 43 di civilizzazione. Sparta, Sparta che tra l'altro è diventata Creta, incredibile. E, oh mamma, Settlement. Non ci posso credere. Ma che fine ha fatto Sparta? Cioè, Sparta è praticamente stata pappata da Creta. E la città di Sparta addirittura è stata distrutta. Incredibile. Dov'è la capitale di Creta? Scusate, eh? Così, chiedo. Domanda mia personale. Come faccio a guardare la capitale? Probabilmente Knossos. 38-39. Insomma. La traccia. Sono curioso di vedere la traccia. La traccia, la traccia, la traccia. Vediamo dove sarà la loro capitale. Dove sarà la loro capitale? Bella domanda. Probabilmente direi. Simacheia? 62. Wow! 62 e 55 di civilizzazione. Ok, finalmente la traccia inizia, diciamo, ad mostrare le unghie, ecco, rispetto agli altri che, per carità, l'Egitto invece, l'Egitto, eh beh, insomma, l'Egitto, Alessandria d'Egitto, 73 e 81 civilizzazione. Wow. Eh beh, insomma, Alessandria è una gran bella città. Floodplain. Insomma, è anche ricca, molto molto ricca. Cavoli. E guardate cosa hanno, l'elmo di Alessandro e la storia di Alessandro come reliquie all'interno del loro tempio. Il tempio di Alessandro. Il tempio di Alessandro il Grande. Caspita, 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 caspita. Vediamo un attimino se c'è qualche altra magari grande nazione che potremmo guardare, tipo i Seleucidi, l'impero Seleucida per dire. La loro capitale quale sarà? Seleucia, probabilmente sì. 77-60. Ciononostante, però, ragazzi, la Sicilia rimane. Siracusa rimane la città più grande d'Europa, forse. Forse, e forse anche la più civilizzata. Wow, tanta tanta roba, non me l'aspettavo. E siamo finalmente pronti per la nostra primissima legione. Sarà composta da 12 coorti di fanteria pesante, 10 cavalleria leggera, 2 ingegneri e 2
supply train, praticamente sono quelli che hanno le supplies, ecco, le provvigioni, ecco. Creiamo la legione. La prima legione. Questo è un grande passo in avanti per la nostra nazione, dove mostriamo le nostre risorse e che possiamo mantenere un'armata. Abbiamo formato la Stratos of Magna Grecia. Siamo adesso una nazione che sta sopra le altre. La nostra gloriosa nazione entra in una nuova era di professionalismo, con soldati che non mostreranno nessuna pietà ai nostri nemici. Molto, molto bene. Primogenia. Questo è il Primogenia. Allora, Unit Modifier, Army Morale Recovery più 10%, lealtà della corte meno 10%. Poi Legend Dedication, morale delle armate più 5%, Army Movement Speed più 10% e disciplina più 5%. Al comando abbiamo Lysias Agatoclide, che sinceramente non so neanche chi sia. Ah, il nostro figlio. Ah, il nostro terzogenito. Wow. Figo, figo, figo. Bene, 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 bene. Mi piace, ragazzi. E io direi immediatamente di iniziare a costruire le strade. Partendo ovviamente da Siracusa e andando verso Akragas. Vediamo qual è la strada più. Ok. Quindi andiamo a Camarina. Ogni strada costerà 50 danari se non erro. Quindi insomma, non sarà, ecco, un lavoro. Diciamo. Ah no, 10! Ok, no, no, no. Andiamo, andiamo. Proseguiamo allora. Non mi ricordo, non so perché, ma mi ricordavo costasse 50 danari. Devo essere sbagliato. E finalmente, produzione centralizzata. Finalmente. Finalmente. Possiamo adesso costruire le fanderie. Costano un botto di soldi. Però questo progetto, anche se sarà un progetto costoso, ovvero le strade all'interno di tutta la Sicilia, è un progetto assolutamente importantissimo. Importantissimo. Richiederà del tempo e denaro, però assolutamente dobbiamo assolutamente farlo. Inizio già a dare ordine del dove costruire. Sarà praticamente un cerchio, un girotondo, insomma, ecco. Poi qui e poi si ritorna a Siracusa. Perfetto. Ancora, Demodamas l'esploratore. La Sicilia non è posto per stranieri, guadagniamo stabilità. Stiamo iniziando ad avere svariati problemi in Sardegna di lealtà. Tutto dovuto da Harpalos. Harpalos che è super corrotto, nonostante sia un ottimo governatore, è però corrottissimo. Quindi secondo me dovremmo mettere un uomo come Nicodemes, è un benefattore. Corruzione però 27, che cavolo. Deceitful. No, aspetta. No. Dobbiamo trovare qualcun altro. Filateas Agatoclide avrebbe zero di corruzione. Sai cosa? Lo do a Filateas. Gli Agid sono un attimino così arrabbiati. E va bene, allora qui metterei. Non posso sino al 526. Che palle. Vediamo qui. Livello 8.
Livello 7, va bene, dai, mettiamo Teofrastos. Ho sbagliato. Vai. Ok. E intanto torniamo in Sicilia. La strada è quasi conclusa. Manca ormai la strada da... come ti chiami? Da Megara a Siracusa. E la strada sarà completamente costruita. È bella che è finita, insomma. Quindi, anzi, facciamolo subito. Vai. Finiamo immediatamente l'ultimo strada che porterà a Siracusa. Completato. Ottimo. Ok. Adesso dov'è che possiamo commerciare? A Siracusa. Io direi di portare del... sì, leather. Arcomagna. Ok. Morte di... un Semidos. E che... ah! Ok. La nostra flotta navale. Arpalos, non credo proprio. Non credo proprio. Trifon non è male. Dai, mettiamo Trifon. Quello che sto facendo, sto trasportando la nostra, il nostro esercito in Sardegna, perché a breve entreremo in guerra proprio con Cartagine, proprio contro di loro. La loro flotta al momento è sempre 23. Demodamas. Wow, che bel personaggio, caspita. Wow. È fortissimo. No, mandiamolo via. Non voglio annettere la Sicilia. Che palle, perdiamo un'altra importazione. Metalli preziosi. Metalli preziosi non ce l'abbiamo, il surplus. Abbiamo praticamente il surplus di tutto, quasi, praticamente. Portiamo i metalli preziosi, dai. Da, non lo so, Scordiscia. Va bene, Scordiscia. Ok, allora. Siamo riusciti, in questo episodio, a costruire... e questo era un progetto molto, molto... dispendioso per la Sicilia, ovvero la strada reale che porta da Siracusa a tutte le maggiori città di Sicilia, appunto. Che succede? Oh, Lysias diventa... ah, è ambizioso. Oh, mamma. Scusate, ma Lysias sta... un gruppo di soldati che appartengono all'armata comandata da Lysias, stazionata pacificamente a Turris, giusto? No, Sulcis. Ha praticamente iniziato a razziare le città vicine. E a quanto pare Lysias si è rifiutato di punire le sue legioni. Non va bene. Questo non va bene. Assolutamente no. Devono essere decimati. Non possiamo permetterci di fare arrabbiare Lysias, sinceramente, anche no, grazie. No, dovranno essere decimati. Ok, allora, qui facciamo National Aretusa, così da recuperare
quanto prima il Manpower. Dicevamo, grande progetto delle strade reali, importantissimo, la costruzione in più città degli uffici delle tasse, cosa che assolutamente non appena mi sarà possibile, tipo adesso, vedrò di continuare, di proseguire con la costruzione degli uffici delle tasse, perché le tasse al momento non sono male, 10-15, non male affatto, quindi proseguiremo con la costruzione degli uffici delle tasse. Abbiamo costruito la nostra primissima legione, 12.000 soldati, una legione che secondo me ci sarà d'aiuto, di tantissimo aiuto, proprio nelle nostre future guerre. Abbiamo messo le basi per l'attacco della Sardegna. Il mio piano sarebbe quello di, con questo esercito, conquistare tutta la Sardegna e con la nostra flotta semplicemente evitare che gli eserciti cartaginesi possano sbarcare in Sicilia o in Sardegna. Questo è molto semplice, è il mio piano molto molto semplice, che però nel caso in cui dovesse funzionare sarà secondo me super super efficace. Ragazzi miei, io come sempre vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me. Come sempre spero e mi auguro il video di quest'oggi sia stato di vostro gradimento. In tal caso un bel like, sapete bene, aiuta. Tra l'altro vorrei ricordarvi, qua sotto in descrizione c'è il link all'invito del server Discord. Vi straconsiglio di accettare l'invito e fare parte, insomma, della nostra bellissima community. E come sempre, ragazzi, un abbraccio a tutti voi. Ciao!